Vittoria di rigore nel derby del Rubens Fadini, dove i padroni di casa basta un gol di Suriano dagli 11 metri in avvio di ripresa per superare il Chieti e riscattare la pesante battuta d'arresto di Fiuggi. Per i neroverdi un KO figlio delle tante assenze di un secondo tempo timido dopo una buona prima parte di gara. Padrone di casa con il 3-5-2, Teatini rimaneggiati per le assenze di Veneri, Ricci e Traini, che rispondono con il 4-4-2. Al Fadini ci sono 700 spettatori, dove dirige Andrea Ancora di Roma 1. Derby del cuore per il tecnico giuliese Federico Del Grosso per diverse stagioni in maglia neroverde. Gara che nei primi 20 minuti non regala alcuna emozione. Al 22esimo angolo di Antonelli per il Giulianova è uscita con i pugni di Camerlengo, che allontana la sfera. La gara resta bloccata con le due squadre che praticamente si annullano e con le emozioni che così latitano. Al 36esimo opportunità per gli ospiti con il portiere Di Piero, che con i pugni anticipa gli avanti neroverdi. Al 37esimo ghiotta opportunità per il Chieti con un tiro di Mazzolli dai 25 metri con il pallone che scheggia la parte superiore della traversa e finisce sul fondo. Al 43esimo Bagigalupa l'occasione per regalare agli ospiti il gol, ma sulla sua incornata sotto misura il portiere giuliese Di Piero è miracoloso e salva. Sul finire di tempo si infortuna nel Chieti anche Vittiglio, costretto a restare negli spogliatoi e sostituito ad inizio di ripresa dal figlio d'arte Gautieri. Per la squadra di Grandoni si allunga così la lista degli indisponibili. Il Giulianova in apertura di ripresa cerca di approfittarne, sposta in avanti il baricentro del gioco. All'ottavo ci prova Suriano, ma la sua conclusione è bella stilisticamente ma non precisa. Il gol è rimandato di pochi minuti. Al decimo infatti i padroni di casa trovano il vantaggio sempre con lo stesso Suriano, che trasforma un calcio di rigore concesso dal direttore di gara per un contatto in area teatina fra Barlafante, lanciato a rete del portiere del Chieti Camerlengo, che appare nella circostanza piuttosto ingenuo con l'attaccante giallorosso che si era allungato il pallone. Si infiamma il derby dopo il vantaggio dei padroni di casa, con la squadra ospite che accusa il colpo e stenta a reagire. Al 21esimo Mazzolli prende però la mira dei 25 metri ma mette il pallone fuori misura. I padroni di casa al 25esimo ci riprovano, questa volta su punizione di Fioretti, che mette il pallone di pochissimo sopra la traversa. Al 32esimo viene ammonito per proteste l'allenatore del Giulianova Federico Del Grosso. Le due squadre intanto si allungano, ma gli ospiti non riescono mai veramente a rendersi pericolosi. Al 40esimo ci prova il neoentrato Di Marco, ma para a terra Di Piero. Al 44esimo viene poi allontanato dalla panchina per proteste il tecnico della formazione di casa Del Grosso, con gli animi che si scaldano in campo negli ultimi minuti. Poi 6 minuti di recupero in cui il Giulianova non corre rischi, portando così a casa una vittoria pesantissima. Per il Chieti arriva un'altra sconfitta, ma nelle prossime giornate, con il rientro di diversi titolari, le cose potrebbero cambiare. Del Grosso, una vittoria fondamentale, importante, perché occorreva una reazione dopo la sconfitta di Fiuggi. La vittoria è arrivata, a questo conta per il Giulianova? Sì, è una vittoria importantissima che fa morale, una vittoria sofferta, però i ragazzi, devo complimentarmi con i ragazzi, perché hanno avuto un approccio positivo, anche se un po' contratti il primo tempo, però potevo capirlo, perché avevano un peso nella testa non indifferente. Poi nella ripresa abbiamo lasciato un po', ci siamo lasciati un po' andare e quindi poi siamo andati, insomma, molte volte davanti al portiere. Ora occorre dare continuità alla vittoria con il Chieti. Sì, è quello che ho chiesto ai ragazzi. Adesso non si deve abbassare la guardia, anche perché ci sarà subito la trasferta di Campobasso, quindi dobbiamo solamente dare continuità, lavorare e credere di più alle nostre potenzialità, perché ci sono. Grandoni, un buon primo tempo in cui non avevate corso rischi, anzi avevate costruito sul finire di primo tempo proprio due occasioni importanti per passare in vantaggio. Poi nella ripresa è uscito fuori il Giulianova, tante assenze nel Chieti, nel secondo tempo si sono probabilmente sentite. Nel secondo tempo, tranne l'occasione del rigore in cui poi loro hanno vinto la partita, non mi ricordo una parata del nostro portiere, assolutamente. Quindi partita classica che si dice in questi casi, che magari con un episodio può cambiare, ma con i se e con i ma non si fa la storia, non si fa niente. Quello che ho detto anche domenica scorsa contro la Reganatese: quello che conta in questo giochino è il 90esimo,
90esimo ha detto che il Giovenava ha vinto, è andato a 12 in classifica, noi siamo rimasti a 10 e tutto il resto non conta assolutamente. Noi dobbiamo assolutamente in questo momento fare silenzio e pedalare, a volte si è in cudine, a volte si è in martello, in questo periodo siamo assolutamente in cudine, testa bassa, coda tra le gambe e si deve lavorare, basta.